In Napoleona potrebbero presto arrivare delle postazioni per il controllo della velocità, degli autovelox, non di quelli in funzione 24 ore su 24, perché su quella tipologia di strada non è consentito, ma di quelli in cui il rilevatore di velocità può essere inserito e spostato, di fatto non è sempre presente. Per semplificare, si tratta di quelle colonnine arancioni, già comparse in molti comuni, che hanno lo scopo di far rallentare l'automobilista, perché potrebbe essere attivo. L'annuncio è stato fatto ieri sera in consiglio comunale dall'assessore alla mobilità Vincenzo Bella. L'idea è di fare controlli ripetuti lungo quell'arteria e avere delle strutture fisse ci agevola, ha detto. Le postazioni mobili hanno dei limiti, vanno allestite, possono essere posizionate soltanto in alcuni punti. Al momento allo studio ci sarebbero 4 colonnine da posizionare, 2 in salita e 2 in discesa, ha spiegato il comandante della polizia locale di Como Donatello Ghezzo. Quando è attivo il rilevatore interno, che potrà essere spostato da un apparecchio all'altro, una pattuglia collocata nelle vicinanze monitorerà il buon funzionamento. Quindi i tempi, prima di collocarli vorremmo effettuare uno studio, si potrebbe partire già a settembre, spiega Ghezzo, si parte dalla rilevazione della velocità senza colonnine e poi successivamente la stessa verifica la faremo a colonnine stallate. Al termine di questa fase potremo capire se avremo fatto la scelta giusta o se dovremo intervenire con altre misure. Il fine, ribadisce il comandante, non è sanzionare ma ridurre la velocità delle auto e quindi gli incidenti. I costi non sono stati definiti perché si sta valutando se acquistare o noleggiare gli apparecchi.